È quello che vedete alle nostre spalle, il campo da calcio della parrocchia di Staggiano che ha ospitato domenica scorsa una partita di calcio davvero particolare. Si teneva tra ragazzi, tra calciatori che erano stati esclusi dalle rispettive società perché non in possesso del Green Pass. L'iniziativa organizzata da Italexit e Campo Ribelle si è disputata all'oratorio di Staggiano, alle porte di Arezzo, dopo che il campo dell'area Villaggio Dante era stato vietato per alcuni permessi non arrivati in tempo all'ufficio sport del comune di Arezzo. I ragazzi hanno indossato la maglietta con la scritta «Io sono sano e voglio fare sport». Il senso, secondo gli organizzatori, è dimostrare che lo sport non può e non deve discriminare tra vaccinati e non, tra possessori del Green Pass e non. A fianco dei ragazzi anche i loro allenatori. Sono ragazzi che hanno subito delle discriminazioni, soprattutto per quello che riguarda il famoso Green Pass, e sono in campo questi ragazzi che, come si vede, siamo riusciti a farli giocare non con poche difficoltà. A concedere lo spazio era stato padre Giovanni Martini, parroco della parrocchia di Staggiano, che a distanza di poche ore dall'evento ne prende le distanze. «Ho dato loro il campo perché me lo hanno chiesto», ci racconta, dicendomi che erano ragazzi in uno stato di disagio e io non nego il campo a nessuno, ma non hanno specificato quale fosse questo disagio. Alla domanda specifica se Don Giovanni sapesse a chi apparteneva l'iniziativa, risponde «assolutamente no, la prossima volta mi informerò meglio prima di concedere gli spazi». Gli organizzatori annunciano che questa non sarà l'unica iniziativa di questo tipo, ma la prima di tante altre.